Interessante convegno questa mattina nell'aula magna dell'Istituto Pietro Branchina di Adrano sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il contesto scolastico e l'alternanza scuola-lavoro. Un progetto questo promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania con la collaborazione della rete Obiettivo Sicurezza e che ha avuto nel primo circolo di Adrano l'Istituto Capofila. Obiettivo quello di diffondere all'interno delle scuole una serie di iniziative di promozione della salute e della sicurezza, così come stabilito dal protocollo d'intesa, una nuova alleanza per la salute dei bambini e dei giovani tra l'ASP catanese e l'ufficio scolastico regionale. Nel corso del convegno, iniziato alle 10.30 e terminato poco dopo le 13, sono stati illustrati gli obiettivi del progetto e affrontati numerosi aspetti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui i compiti e le responsabilità dei dirigenti scolastici. Con questo progetto l'ASP intende mantenere e rafforzare il confronto e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi scolastici e non solo. A partecipare al convegno, tra gli altri, il dirigente scolastico del Branchina Giuseppina Furner, il sindaco di Adrano Pippo Ferrante, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale di Catania Emilio Grasso, il direttore del Dipartimento di Prevenzione ASP Catania Antonio Leonardi, la Protezione Civile di Adrano rappresentata dal segretario Fausto Zingales e molti dirigenti scolastici degli istituti adraniti. Noi vogliamo far sì che nella scuola si insegni la salute e la sicurezza ai lavoratori, per far sì che l'alunno di oggi, che domani diventerà operaio, imprenditore, professionista, datore di lavoro, dipendente eccetera, e quindi entrerà nel mercato del lavoro, abbia con sé il valore della tutela della salute e della sicurezza propria e altrui. Per questo il piano nazionale della prevenzione e il piano regionale della prevenzione che abbiamo redatto come regione siciliana prevede esattamente la diffusione della cultura della sicurezza a partire dai banchi di scuola e quindi a partire far sì che la scuola diventi promotore in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale. Questo è quello che oggi noi facciamo per questo territorio di Adrano, Bronte e così via, lanciare questo progetto. È un progetto che vede appunto l'azienda sanitaria provinciale, il Dipartimento di Prevenzione nello specifico, quale soggetto che vuole promuovere questa diffusione della cultura della sicurezza, e da qui poi partiranno progetti sia di formazione dei docenti, nonché anche di peer education nei confronti degli alunni e anche di coinvolgimento dei dirigenti scolastici. C'è da dire che ultimamente l'argomento della sicurezza è particolarmente attenzionato dal Ministero, anche l'ultima legge del 2015 ha previsto proprio una giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Questo significa che comunque dobbiamo cercare di far sì che prima di tutto garantire la sicurezza degli alunni, ma soprattutto far sì che la nostra scuola sia sempre più accogliente, perché la didattica è importante, ma prima di tutto occorre che i nostri ragazzi vivano e apprendano in ambienti che siano sicuri. Il Comune di Adrano negli anni scorsi, utilizzando quelle che sono le risorse che venivano messe a disposizione dalla Regione e quindi anche dallo Stato, abbiamo fatto tutta una serie di interventi e abbiamo speso quasi 2 milioni e mezzo per la sicurezza nelle scuole, ma ritengo che sia un insufficiente. Bisogna cominciare a pianificare e a pensare di costruire nuove scuole. Quindi, perché intervenire su strutture che sono datate, che risalgono possibilmente all'Ottocento o comunque prima della Seconda Guerra Mondiale, si può fare sicurezza, ma lo si può fare fino a un certo punto. Quindi bisogna iniziare una politica di costruzione di nuovi istituti.